Casa Clima, ottava edizione, parliamo del patto dei sindaci a livello italiano, di che cosa si tratta, cosa sta avvenendo in Trentino Alto Adige. Abbiamo con noi Antonio Lumicisi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con lui facciamo il punto sulla situazione a livello nazionale e locale. Il patto dei sindaci è un'iniziativa europea lanciata nel 2008 dalla Commissione e dal Parlamento europei che vede coinvolti oltre 4.500 comuni in tutta Europa. Tra questi troviamo circa 2.200 comuni italiani, quindi l'Italia sta giocando un ruolo di leader a livello europeo nel sensibilizzare gli enti locali nella lotta al cambiamento climatico. Il patto dei sindaci, chi aderisce al patto dei sindaci, di fatto assume su di sé l'impegno che l'Europa ha chiesto ai governi nazionali, cioè di ridurre le emissioni di gas climalteranti di almeno il 20% entro il 2020. Quindi c'è una risposta forte da parte degli enti locali italiani come supporto al governo nazionale nel raggiungimento di questo obiettivo che è vincolante. A livello strettamente locale, qui sul territorio sia di Trento che di Bolzano abbiamo riscontrato un notevole fermento nell'ultimo anno. In particolare la provincia autonoma di Trento ha messo in atto alcuni strumenti anche normativi di incentivazione per facilitare i comuni ad aderire al patto dei sindaci e a redigere il piano d'azione, cioè lo strumento programmatico che aiuterà i comuni a ridurre le emissioni. Ecco, e proprio su questo obiettivo 20-20-20, lo avete sentito, si è focalizzata la provincia di Trento, qualcosa di concreto è già avvenuto nel comune di Rovereto. Allora ne parliamo con Cristian Roverato che ci spiega che cos'è il PAES, che cosa sta accadendo nella città della Querza. Allora, Rovereto, 40.000 abitanti, a marzo del 2011 ha scelto di aderire a questa importante iniziativa europea. Il primo passo è la sottoscrizione di un documento che deve essere necessariamente approvato in consiglio in cui si decide appunto di abbracciare questa iniziativa a livello europeo. L'anno successivo c'è il tempo per redigere una pianificazione che dovrebbe portare il comune interessato da qui al 2020 ad abbattere del 20% le riduzioni di anidride carbonica. Il comune di Rovereto ha messo insieme una serie di azioni, alcune qualitative, altre qualitative, che appunto dovrebbero permetterci di traguardare questo minimo che la comunità ci richiede. Ecco, spieghiamo di che cosa si tratta, cosa farà il comune di Rovereto, che cosa cambierà per gli abitanti della città. Allora, si dovrà intervenire a vari livelli, innanzitutto a livello di edilizia privata per promuovere un partenariato tra pubblico e privato volto a incentivare quelle misure per ridurre il consumo dell'edilizia abitativa, che come si è visto assieme ai trasporti è la parte che più incide a livello di consumo energetico. Il comune dovrà poi anche sensibilizzare, informare la popolazione e diffondere una serie di buone pratiche per far sì che i cittadini siano consapevoli di quello che può essere fatto, del loro piccolo contributo per contribuire a traguardare questo importante obiettivo. Il comune poi ha la responsabilità chiaramente di dare il buon esempio e dunque di impostare ed imporre una serie di pratiche per cercare di guidare i cittadini verso questo importante obiettivo. Dunque a poco stiamo cambiando il parco auto comunale, sostituendo le automobili a benzina, a metà, o con automobili a metano, o spostandoci verso la mobilità elettrica implementando quello che è il piano urbano della mobilità e tutte le azioni coerenti con la sensibilizzazione. Ecco, proprio su questo anche il comune di Rovereto sta implementando ad esempio il servizio di car sharing, quindi una grande sfida anche per il Trentino Alto Adige, questa che riguarda il patto dei sindaci.